Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle razze canine. Protagonisti di questa sera saranno i Jack Russell Terrier. E poi ultimo appuntamento con uh, Luca Pennacchio, almeno per ora, tra falsi miti e credenze. Adesso, però, ci spostiamo a busto arsizio perché andiamo a conoscere Remy, un goloso e dolcissimo meticcio con Gaia Cibernagol. Ascoltiamo, buongiorno a tutti. Oggi vi presentiamo il piccolo Remy. È un cane di taglia piccola, peserà circa 6 kg. È un maschietto remi incrocio Jack Russell Pincher. Eh, arriva dalla Sicilia, è negativo alla lesmagna e alle malattie delle zecche. È un cagnolino estremamente vivace, eh, molto pro-sociale, quindi molto positivo nei confronti dei suoi simili e molto socievole con le persone, bambini compresi. Eh, Remy ha circa un anno, un anno e mezzo. Um, cerchiamo per lui una famiglia che abbia naturalmente tempo da dedicargli, uh, può vivere tranquillamente in appartamento, ma non disdegnerebbe anche una bella casa con giardino. Um, se volete conoscere Remy, lo trovate tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì alla domenica, alla struttura zoofila EMI, via Dai Rago 120 a Bustarsizio, Vi aspettiamo, Remy, 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 guarda, oh sì. Eccoci in studio con noi ospiti questa sera, Angelo Romanò, allevatore di Jack Russell Terrier, Buonasera. accompagnato dal figlio Fabio. Buonasera. Benvenuti. Grazie. Sì. Allora, parliamo proprio innanzitutto anche, mm, diamo il benvenuto a Mirtillo, sì. si chiama così, vero? Sì. Per Ciao. Per gli amici. Saluto Mirtillo. Mirto. Mirto, che è bravissimo, è un cucciolo di? Di Jack Russell Terrier. Di quanto ha tempo? Quattro mesi. Mm. Ed è molto. Adesso vabbè, ha un po' di sonno, perché comunque sera è sera. Però se ha alzato la testa, e secondo me sa che stiamo parlando di lui. Ah sì, sicuro. <ride> Vorrà una crocchetta o qualche cosa del genere. Parliamo appunto di Jack Russell Terrier. Sì. Parliamo, iniziamo dalla storia, quindi quali sono le origini certo. di questa razza? Allora, per capire meglio le origini di questa razza, dobbiamo andare nel 1700-1800 perché da Reverendo John, che nacque praticamente a Belmont House nel 1795, eh, ebbe un'infanzia eh, molto, molto ricca eh, il padre seppe eh, infondere in lui quello che è l'amore per la caccia alla, alla volpe, diciamo che la, la caccia in generale. Eh, cosa Quindi fece il tipico un po' di quella... Tipico pozzi, ovviamente di pozzi. quel posto, perché comunque parliamo di Inghilterra, parliamo comunque di caccia alla volpe o caccia al cervo, diciamo che in quel periodo lì si sviluppava molto di più la caccia alla volpe. E lui che cosa voleva sostanzialmente, e il reverendo John, che poi lo chiamavano The Hunting Parson, cioè il parroco cacciatore sostanzialmente, Voleva selezionare un cane che bloccasse la volpe in tana, quindi doveva essere abbastanza piccolo da entrare nella tana di una volpe, di una volpe femmina diciamo adulta, quindi abbastanza contenute come misure 30-35 cm di altezza, avere un torace abbastanza piccolo per penetrare nella tana ed essere abbastanza anche abile cioè, per ovviamente, andare sottoterra. Forte voce, forte carattere, forte temperamento, perché la volpe ovviamente è un selvatico impegnativo. Certo, e quindi queste sono poi le caratteristiche di un Jack Russell. Queste sono le caratteristiche principali di un Jack Russell. È un cane da caccia. Un cane le... da caccia, abbaia forte. Abbaia, abbaia forte. Perché doveva farsi sentire. Esattamente, a 4 metri di profondità, per esempio, doveva farsi sentire. E quindi eh, doveva far sapere qual era la sua posizione, ma non solo quello, non solo la baia è importante, ma è, ha, è anche importante per la selezione e la colorazione del Jack Russell Terrier. Eh, per distinguere il cane dalla volpe, ovviamente doveva predominare il bianco, la volpe ovviamente rossa. Quando usciva la volpe, almeno si sapeva che quella era la volpe, e quando usciva il cane, si vedeva attraverso la colorazione che aveva, che aveva diciamo, certo. delle macchie bianche, quindi si, si riusciva a identificare correttamente anche il cane. Quindi, queste sono un po' le motivazioni di razza del Jack Russell: ovvero eh, si eh, comporta in questa maniera, quindi abbaia forte piuttosto che vispo, è determinato e sicuro, proprio perché era stato pensato per la caccia alla volpe. I jack Russell ai nostri giorni, caratteristiche, parliamo del carattere. Il carattere ai nostri giorni è un, leggermente modificato rispetto a quello che si utilizzava prima. Ci sono delle linee che comunque eh, hanno una forte tempra, un forte carattere e vanno benissimo per il lavoro. Ci sono anche altre linee che comunque però vanno bene anche come cani da compagnia, ovviamente nella, nella nostra. Nella nostra dimensione, diciamo casalinga, più casalinga che andare cioè, a caccia, è chiaro che abbiamo bisogno di un cane con una, con una indole, magari meno spinta del Jack Russell, che era stato selezionato al tempo. Comunque parliamo sempre di un cane da caccia, un cane che ha bisogno comunque di attività, un cane. Eh, che se è a casa da solo si trova, si trova lui da fare sostanzialmente <ride> quindi non bisogna lasciarlo troppo da solo diciamo che va gestito va gestito correttamente subito oh, da cucciolo come, come lo alleviamo dobbiamo fargli fare subito dei corsi eh, diciamo che vanno date delle regole precise la coerenza è la migliore regola cioè quello che segue una persona la deve seguire anche l'altra e così via. Questo per dargli un'impostazione di base. Per esempio eh, a casa si predilige magari la tranquillità, quando si fa fuori magari ci si scatena e quindi capisce che in casa magari deve essere meno agitato del solito e fuori casa può comunque avere una vita molto attiva. Io incontro, ho incontrato insomma, diversi proprietari che si lamentavano di questa sua iperattività, ehm, però è importante dunque subito da, da, da cucciolo insomma, impartirgli delle regole. È importante subito da cucciolo impartirgli delle regole perché eh, assolutamente va dato peso a quello che sarà il suo futuro. Sembrano dei cani piccoli, però sono dei grandi cani, sia come tempra e quindi eh, sono molto impegnativi, a, se vogliamo vedere come cani. Eh, delle regole alla base vanno, vanno date, vanno, impost vanno impostate da subito. E delle attività? Consid consideriamolo già come un cane adulto, già da piccolo, perché è quello che gli permettiamo adesso, dopo non possiamo più recuperarlo. Toglierlo. <ride> Attività, attività, che si possono fare col Jack Russell Terrier, oggi come oggi sono le classiche attività magari di agility, mm -hmm. ci sono anche delle attività venatorie, no? di prove magari in tana per vedere ovviamente il carattere del cane o venatorie anche su cinghiale, ma parliamo comunque già di attività eh, diciamo al di fuori della sfera magari di una persona, di una persona diciamo, normale, ehm, diciamo che bisogna essere appassionati anche per fare certe, certe attività. Invece per quanto riguarda le attività che possono fare, come dicevo prima, l'agility, mobility, anche un'attività che calma molto il cane, attività di fiuto perché hanno un forte fiuto, il, il Jack Russell va bene anche per fare attività di fiuto. E, ed essere dei buoni padroni, cioè mh, instaurare una relazione, queste sono tutte le attività che instaurano sostanzialmente una relazione tra cane e padrone, un binomio. Ecco, a proposito del binomio, abbiamo parlato del quadrupede, parliamo del bipede, <ride> Qual proprietario, quale proprietario, quali caratteristiche eh, ha il proprietario di un Jack Russell? Allora, il proprietario di un Jack Russell... Eh, diciamo che è comunque una persona adulta, io prediligo le persone adulte perché affidare un Jack Russell a un bambino Anche se ha... va d'accordo con i bambini. Assolutamente. Va bene per i bambini. Va bene per i bambini. Ovviamente è un cane molto attivo, quindi anche i bambini sono molto attivi, magari può diventare iperattivo se lo abituiamo, se lo sollecitiamo. Però va bene per i bambini, ovviamente io consiglio sempre sotto stretta supervisione perché il cane è imprevedibile. E quindi potrebbe magari morsicare il bambino, involontariamente potrebbe morsicare il bambino, potrebbe creare dei danni e quindi io preferisco che comunque ci sia sempre supervisione. Diciamo che è preferibile un po' per tutti i cani, in effetti. Mm. Per tutti i cani. Eh, le persone a cui va bene, ovviamente una, una famiglia magari con giardino, in modo tale che possa anche avere questo... Uno spazio dove poter giocare durante la giornata o comunque delle persone che non sono impegnate al lavoro otto ore, ma che comunque hanno uno spazio da dedicare all'interno della giornata. Questo è sostanzialmente quello che va bene per il Jack Russell um, come cucciolo cucciolo e adulto, vediamo un attimino la differenza così poi dopo mi parlerai <ride> anche tu, Fabio. Del tuo cucciolo è diventato grande? Ormai grande, sì. Parliamo quindi dei cuccioli, da cuccioli come vediamo Mirtillo che è tranquillissimo. È tranquillissimo, ha un po' sonno, si vede che ha appena mangiato, <ride> e è, un, è attivo, si può è anche attivare così. però non lo attiviamo qua in studio ovviamente, lo attivo poi a casa. Per il momento no, no. Ecco, diciamo che per quanto riguarda l'addestramento si incominciano da qualche cosa di base, tipo il seduto, prima di dargli da mangiare, quindi eh, al posto che saltare, saltare, saltare quando sta tranquillo e seduto gli diamo da mangiare, ecco queste sono le prime attività che si possono fare con lui, dopodiché si insegna magari ad andare al piede e non tirare, al <ride> sappiamo, esatto, sappiamo benissimo che è guinzaglio, i cani tirano moltissimo, una, una cosa che bisogna fare è avere pazienza, ovviamente con questi cani qua, portarsi dietro qualche premietto, serve sempre il premietto per premiare i comportamenti positivi e, e, e andare pian piano. Ecco, non insegniamo tante cose, poche cose fatte bene, diamogli lo spazio per imparare, quindi una settimana, un paio di settimane, dipende dal, dal cane che ci troviamo davanti, ci sono cani che imparano più velocemente e cani che imparano meno velocemente, quindi adeguiamoci a lui, non, si, non è lui che si deve adeguare a noi, è piccolo e quindi deve essere guidato, e noi siamo la, la, la sua guida. Certo. Quindi il Jack Russell da adulto, visto che hai un cane di 10 anni, giusto? Quasi? Quasi 10 anni. anni Com'è il e... Jack Russell da, da adulto? ecco così. Come si dice, la doppia fascia della medaglia. <ride> Quando è a casa è tranquillissimo, veramente, come avere, non dico un gatto perché non è vero, ma è veramente tranquillissimo. Però nel momento in cui si decide, come diceva prima, di attivare, è una forza della natura. È una forza della natura, sì. tu dove lo porti di solito? Ma di solito vabbè, ovviamente nei, nei prati a correre. Ho eh, un bel prato vicino a casa dove generalmente ci sono pochi, poche distrazioni, ecco chiamiamolo così, e riesco a farlo sfogare in tutto quello che, che, che è la sua forza, ecco. diciamo. Però... Cambia come, come comportamento molto da, da quando è cucciolo, insomma, adolescente. Vabbè come tutti cambia, come tutti i cani, però insomma la sua iperattività permane per fino a quando ha dieci anni e più. O... Come, come dicevo prima, eh, sì, nel senso nel momento in cui si attiva, eh, si sprigiona quella che è la sua forza, eh, è un Jack Russell. Hai mai trovato qualche sorpresa a casa quando magari sei stato lontano da casa per... No, fortunatamente no, ho avuto un buon, diciamo, un buon maestro, maestri. Eh, ma ha pensato papà? <ride> sì, come, come John e suo padre, come diciamo, grande maestro, diciamo, ho che comunque... avuto un bel jolly da, giocarmi. Eh beh, insomma, jolly da giocare. sono bene, privilegiato diciamo esatto. pure, però, no, però, una bella attività che si può fare mm. anche con lui, come diceva prima, che corre nei campi, sì. è anche il disc dog, che va mm. anche che abbastanza di moda, che è lanciare un disco e il cane praticamente deve riportartelo. È come lanciare la pallina, insomma, Sì, sì certo, la, però la con stessa tipologia oggetto. però con un altro oggetto. E quindi tu Fabio lo fai? Con eh, il Byrock predilige la pallina, quindi sì. ho provato anche con il, eh, con il, disco. il disco, disco, ma me l'ha distrutto <ride> ha preferito non giocarci ma <ride> sì no lui è abbastanza diciamo morboso tra virgolette nel senso, quindi quando c'è qualcosa di nuovo deve ispezionare scoprire e quindi attraverso la bocca sì. Sì, sì, sì. È, è per quello che diceva anche lui prima con i bambini ho un bambino vicino a casa e impazziscono il cane per il bambino e il bambino per il cane però giustamente è sempre sotto supervisione perché l'errore ci può sempre ci essere, può stare, non voluto essere. ovviamente perché ripeto lui sì. stravede per il bambino però certo bisogna comunque stare attenti adesso ci fermiamo un attimo e ascoltiamo Luca Spennacchio istruttore formatore cinofilo tra falsi miti e credenze come abbiamo già detto in altre occasioni eh, ci, sono, ci possono essere molte convinzioni errate che diventano poi i eh, fondamenti di una eh, di una cultura in merito per esempio al rapporto con il cane una di queste è, è oltretutto scritta anche in alcuni testi ehm, è per esempio la credenza di come si debba insegnare a un cucciolo a fare i propri bisogni all'esterno della casa negli anni passati adesso meno male per fortuna molto meno ma ehm, si sentiva spesso dire che quando il cucciolo faceva... Eh, la pipì in casa, e per cucciolo sto parlando di una creatura di tre mesi circa. Quello che bisognava fare per disincentivare questo comportamento era quello di proprio prendere per la collottola il cucciolo, c'erano tanto di descrizioni proprio pratiche, e di immergere eh, il muso del piccolo nelle sue deiezioni e questo mh, avrebbe dovuto insegnare al cucciolo che questo comportamento era sbagliato. In concomitanza con invece delle lodi quando il cucciolo l'avrebbe fatta, poi invece all'esterno. Ora, a parte che i due eventi avvenivano in momenti totalmente separati, quindi per un cucciolo di tre mesi fare un'associazione così era molto difficile. Ora, dato che è palese che sia assurda questa affermazione, facciamo questa distinzione, i cani in natura, comunque gli animali in natura, quando sono molto piccoli, anche se sono specie predatorie, quindi il cane fa parte di una schiera di animali che sono predatori, quando sono molto piccoli sono anche prede, cioè l'ambiente in cui si sviluppano, in cui vivono, non sono l'unico tipo predatore esistente, quindi un cucciolo di cane può essere predato da altri animali, come un cucciolo di lupo può essere predato da altri animali. Questo perché è importante? Perché un cucciolo quando è ancora così indifeso tenderà, o comunque la natura tenderà a premiare quei cuccioli che non lasciano indizi di sé in giro per il mondo, per evitare di suggerire ad altri predatori la presenza di cuccioli nell'area nella quale loro vivono perché questo li metterebbe a rischio, li farebbe morire, li farebbe diventare a loro volta prede. Quindi cosa succede? Che fino a una certa età mh, i cuccioli hanno una mh, forte diniego a rilasciare sostanze nell'ambiente circostante alla tana e preferiscono e possono, diciamo, anzi più che preferiscono, possono liberarsi soltanto in un posto protetto e sicuro, come è la tana. E la madre pulisce. Ecco che con la maturazione, con l'acquisizione di maggior sicurezza in se stesso, di conoscenza nell'ambiente, andando verso l'età adolescente, quindi dai quattro mesi in poi, il cucciolo sarà naturalmente invece propenso ad allargare l'area eh, nella quale depositare i propri, ehm, le proprie deiezioni, che diventeranno anche comunicazione per gli altri animali della sua specie. Non quando sono piccoli: quando sono piccoli hanno bisogno di rilasciare ehm, queste. Degli azioni soltanto in un luogo sicuro per quanto riguarda il nostro cucciolo l'unico luogo sicuro a cui lui è dato di accedere è la nostra casa quindi bisogna soltanto avere un po di pazienza e eh, pulire quando il cucciolo sporca non ha nulla a che fare né con la dominanza né con chissà quale altra cosa semplicemente è una questione fisiologica quando il cucciolo è all'esterno è inibito quando è molto piccolo a rilasciare le proprie deviazioni, quando è in casa si sente al sicuro. Ovviamente qual è il danno di un'aggressione che noi facciamo al cucciolo quando lui sporca in casa? È che perde di sicurezza anche nell'unico luogo dove effettivamente dovrebbe sentirsi a suo agio. Rieccoci in studio con Angelo Romanò e suo figlio Fabio, allevatore di Jack Russell. Parliamo di quelle che sono le patologie genetiche invece della specie, della razza. Ok, diciamo che come patologie genetiche di razza le principali che dobbiamo eh, tenere in considerazione sono uh, la lussazione primaria del cristallino o comunque in generale le, mal le malattie oculari, quelle degli occhi e la lussazione della rotula. Queste sono le patologie primarie principali del Jack Russell Terrier. Quando vediamo praticamente che un cane saltella, eh, mm -hmm. fa il saltello con le zampe posteriori, ecco in quel caso lì dobbiamo magari contattare uno specialista o fare visitare il cane da uno specialista per capire se ha una lussazione della rotola, cosa ovviamente molto frequente in questa razza qua. È un cane sano, eh, diciamo così, però comunque è meglio, meglio fare una buona selezione, quindi... quindi è anche compito dell'allevatore, di un allevatore che lavora bene. È certo, soprattutto il compito eh? dell'allevatore non solo produrre cani belli, ma anche produrre soprattutto cani sani, cioè cani che ovviamente abbiano un futuro e abbiano un futuro anche per la razza stessa, perché così si continua anche la selezione su questa razza. Certo. Abbiamo qui mirtillo che è un Jack Russell con il pelo lungo. Esatto, si dice pelo duro, pelo ruvido sostanzialmente. Però non c'è solo questa tipologia, Abbi giusto? Abbiamo tre tipi di pelo nel Jack Russell Terrier, ma anche come colorazione eh, abbiamo colorazioni diverse. Per il pelo abbiamo un pelo ruvido come mirtillo, poi abbiamo un pelo broken che è una via di mezzo tra il pelo liscio e il pelo ruvido e abbiamo un pelo, il pelo liscio che sostanzialmente è il pelo che è più diffuso come, come razza. Noi vediamo le razze che ci sono in circolazione come Jack Russell, vediamo molto di più il pelo liscio. Anche loro hanno una diversa manutenzione certo. per quanto riguarda il pelo. Il pelo, per esempio, per quanto riguarda il, il pelo liscio, lo per, perde, perde molto spesso il pelo, perché ovviamente per ricreare il mantello e mantenerlo protettivo ne perde molto, il pelo broken ne perde un po' di meno o comunque rimane attaccato, il pelo ruido rimane molto attaccato alla, alla pelle quindi dobbiamo eh, fare delle sedute di stripping, si dicono così, ogni magari due mesi, ogni tre mesi, in base a quello che necessita il cane per togliergli il pelo morto, sostanzialmente quello che ha, quello che ha sopra. E poi eh, parlavamo anche di eh, caratteristiche, caratteristiche sul muso, fisiche. Per pelo, appunto, caratteristiche fisiche, quali sono quelle eh, tipiche del Jack Russell? Allora, il, come dicevo prima, per quanto, per quanto riguarda il muso eh, del Jack Russell Terrier, dobbiamo avere una forte pigmentazione, quindi il tartufo deve essere nero, Mh, altre deviazioni non sono accettate nel Jack Russell Terrier abbiamo le rime parpebrali e quindi pigmentazione naso e occhi, rime parpebrali nerissime, abbiamo la forma degli occhi a mandorla, a mandorla perché sono più protettive all'interno della, della della tana e le orecchie a V, eh, a V eh, vedete che sono a V o a bottone diciamo laterali, ecco queste sono le caratteristiche principali. Lo sguardo terrier Ecco, comunque, del Jack Russell si vede subito dalla, dal, dal, dal muso, no? Insomma, dalla, dalla testa del Jack Russell. Infatti, abbiamo messo anche su Facebook um, un, un angolo dell'orecchio e dell'occhio: hanno indovinato subito di quale razza avremmo parlato in questa puntata. Avete fatto bene perché sono le caratteristiche principali di razza. Questo perché comunque anche le orecchie a V proteggono all'interno dell'actana, non entra sporcizia, sono, sono protettive, è, è tutto fatto per il lavoro che comunque il reverendo John alla fine... Ai tempi aveva, aveva percorso. Quindi aveva fatto proprio un buon lavoro, direi. Un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro. Va bene, io ringrazio Angelo e Fabio per essere stati qui con noi. Grazie, grazie a te. E noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alle 20.30 su Rete 55. Mandateci i vostri video se volete vedere il vostro cane in tv. E tutto per questa puntata. Buona serata, buona continuazione serata.